Spazio per allora io penserei di iniziare. Grazie ai presenti. E la serata appunto riguarda la zona oscura, viaggio nei luoghi del mostro di Firenze. E qui abbiamo il regista Paolo Cochi, un carissimo collega, forse l'unica persona professionalmente preparata per questo caso del mostro di Firenze. Accanto Giulia Meozzi, criminologa, e di Go News, di Empoli, giusto? Empoli. E io, Paolo, dimmi un po' te come tu vuoi partire, perché se vuoi che passi subito la parola a Giulia, essendo una criminologa, essendo ultimamente venuto alla ribalta questo Giuseppe Bevilacqua, il direttore del cimitero americano, ex direttore del cimitero americano dei Falciani a San Casciano, ci potrebbe introdurre appunto Giulia la criminologa un'indicazione di questo personaggio, di questo che tra l'altro Zodiac, definito Zodiac, che sembra sia coinvolto anche in altri omicidi. Giulia, ti do subito a te la parola. Paolo? Sì, volevo dire due parole su questo programma, che su questa serie, sì, che inizierà in TV su Italia 7 il giorno 9 luglio, tutte le sere alle 22, per 8 puntate. Quindi ogni puntata ci sarà la descrizione, la ricostruzione del delitto, partendo da Signa nel 1968 fino ad arrivare al delitto di Scopeti. È importante mostrare e far vedere i luoghi per avere l'esatta percezione per chi non c'è stato. Voi qui siete la maggior parte dei dintorni di Firenze, quindi magari qualcuno già li conosce, però in tutta Italia è sulla vicenda c'è ancora molto interesse. A 50 anni vi assicuro che mischia moltissima gente, quindi il poter vedere i luoghi, capire un po' geograficamente quello che può essere stato quello che può essere stata la scena del crimine è determinante per formarsi un proprio giudizio. Detto questo, lascio la parola a Giulia Meozzi di Go News per tracciare un po' il profilo psicologico di questo assassino, di questi assassini, cosa ne pensa, e anche facendo un confronto rispetto a quello che ultimamente si è detto su Mostro di Firenze e Zodiac. Grazie Paolo, buonasera a tutti, e mi volevo intanto ricollegare con quello che aveva detto Paolo sul fatto del suo documentario sui luoghi del mostro di Firenze, perché il 50% dei serial killer appartiene a quella categoria che viene definita locale, quindi per queste persone il luogo è un elemento molto importante dell'azione omicidiaria. È un luogo abbastanza ristretto dove si identificano, dove si sentono a loro agio, per questo anche gli americani fanno molto riferimento a quello che viene chiamato geographical profiling, perché in questi soggetti solitamente i primi omicidi avvengono vicino ai luoghi di residenza, proprio perché sono luoghi in cui appunto si sentono a loro agio. Anche nel nostro caso, secondo me,
il luogo rappresenta un elemento molto importante, infatti a parer mio non è possibile che il serial killer conoscesse le proprie vittime, ma che queste divennero disponibili e divennero vittime proprio perché erano disponibili nel luogo che egli aveva scelto per i suoi attacchi. I verbali degli 8 duplici omicidi ci dicono che il killer ha usato in tutti, tranne che in 3, un duplice attacco, quindi tramite la famosa beretta calibro 22 che ritroviamo in tutti gli omicidi, e poi attraverso appunto l'arma bianca. E l'arma da taglio ci consente di parlare di precisione e determinazione, e precisione in particolar modo degli atti di mutilazione che vengono fatti nei confronti delle vittime femminili. Gli atti di mutilazione secondo me vanno anche a corrispondere con un'evoluzione del comportamento del soggetto stesso, comportamento che vediamo nel primo omicidio, e secondo me è quello del 68, in cui non c'è alcun atto di mutilazione, molto probabilmente anche per la presenza del bambino, passando a quello del 74, dove abbiamo il tralcio di vite invece all'interno della vagina della vittima, a quelli dell'81, dove abbiamo la mutilazione invece proprio della zona pubblica, per arrivare all'84 e all'85, dove abbiamo la mutilazione della zona pubblica e parte del tessuto mammario. Quindi questo ci fa vedere come c'è un'evoluzione del comportamento, dei tratti psicologici e delle fantasie del soggetto stesso, ma anche della dimestichezza che una persona acquisisce nel ripetere delle azioni similari. Pensiamo noi quando facciamo una cosa per la prima volta e siamo impacciati e siamo timidi, e quando quella cosa invece viene rifatta la terza o la quarta volta, e ovviamente siamo abbiamo molto più dimestichezza nel fare appunto quella determinata azione. Secondo me siamo davanti a un soggetto che in criminologia viene definito la smarter, quindi c'è una forte connessione tra la libidine e il desiderio di uccidere, quello che viene chiamato appunto orgasmo omicidiario. E poi abbiamo i famosi trofei che servono proprio per ricordare e per ricordare al meglio, diciamo, quel momento e la gratificazione che il soggetto ha provato proprio nel momento dell'azione omicidiaria. Per questo tipo di omicidi di matrice sessuale e con il modus operandi che è stato adottato anche in tutti gli omicidi, quindi facendo fuori inizialmente l'ostacolo maschile tramite la pistola per poi concentrarsi su quello femminile, solitamente in criminologia sono associati ad un soggetto solo, quindi l'opzione dei compagni di merenda è un'opzione che non combacia molto con il modus operandi che viene adottato in tutti gli 8 duplici omicidi. E negli ultimi tempi appunto c'è stata questa tesi per cui il mostro di Firenze sia addirittura la stessa mano degli omicidi californiani di fine anni 60, quindi sia anche il serial killer Zodiac. Secondo me ci troviamo davanti a due persone molto diverse, ce lo dicono innanzitutto la scelta delle vittime, che per il mostro di Firenze sono molto importanti, sono le coppiette, quindi un uomo ed una donna. In Zodiac invece abbiamo visto che sì, sono le coppiette, ma può essere anche solamente un uomo solo, come il caso del tassista. Il mostro di Firenze compie atti di mutilazione che sono molto importanti nell'azione omicidiaria, che non ritroviamo in Zodiac, che usufruisce solamente della pistola che ha a disposizione al momento o del coltello. E poi il mostro di Firenze non è quello che viene definito un comunicatore. Sappiamo per certo che solamente una lettera associabile al mostro, cioè quella dell'85, che viene spedita alla Procura della Repubblica, indirizzata a Silvia Della Monica, era a capo delle indagini. E secondo me il fatto che a capo delle indagini ci fosse una donna ha inficiato molto sull'invio della lettera, proprio perché secondo me il mostro di Firenze non è appunto un comunicatore. E all'interno non troviamo comunque alcun simbolismo che è riconducibile alle lettere invece che Zodiac mandava. Zodiac è un gran comunicatore, lo fa vedere fin dall'inizio, costruisce questo legame con la stampa, con il San Francisco Chronicle, con gli inquirenti, e caratterizzerà tutte appunto la serie di delitti, e manda queste lettere che sono messaggi cifrati, criptati, e quindi molto diversi appunto dall'unica lettera che sappiamo per certo è del mostro di Firenze. Secondo me l'unico punto magari in comune è che per entrambi il posto era importante, quindi entrambi fanno parte della categoria, ho detto all'inizio, che è locale, quindi entrambi scelgono un'area abbastanza limitata,
che è la Toscana appunto per il mostro di Firenze e la California settentrionale per Zodiac. Per il resto, secondo me, ci troviamo davanti a due persone diverse, quindi era molto suggestiva come ipotesi, magari poteva essere una degna conclusione di un caso che ormai è aperto a 50 anni, però purtroppo dati certi, ecco, non ce ne sono. Anche nell'ultimo articolo pubblicato su Go News c'è stata l'intervista a una grafologa, Monia Calderaro, che ci dice appunto che la comparazione tra una lettera anonima è stata mandata nell'88 alla sede della Repubblica di Firenze, che aveva magari qualche simbolo che poteva essere associato a Zodiac, appunto sono elementi troppo esigui per fare una comparazione, per parlare addirittura di possibilità e quindi ancora meno di certezza che dietro la lettera ci sia appunto la mano della stessa persona. Quindi secondo me, e secondo te invece, Paolo, passo la parola a te. Sì, senz'altro sì, io infatti avevo appunto dato a un giornalista di chi l'ha visto questa lettera, che non era altro che una missiva con dei segni astrologici, no? Accompagnandola con la relazione della polizia scientifica, che appunto non dava alcuna valenza a questa lettera. Vedete, la trasmissione, chi l'ha visto, ha pensato bene di invece indicarla come un fattore, come dire. Insomma, hanno fatto l'errore come molto spesso noi giornalisti a volte incorriamo, no? A volte la furia dello scoop, la voglia di arrivare sulla notizia. Diciamo che quello di chi l'ha visto penso sia stata una scorrettezza anche nei confronti di Paolo Cochi, il regista, perché era stata improntata tutta su un'altra cosa. E quindi non so. Anche perché volevo ribadire anche qui che il mio concetto espresso, poi ho pubblicato l'intervista integrale, era completamente diverso. Quindi Giuseppe Bevilacqua, mi è stato chiesto chi fosse, io ho risposto che era del processo Pacciani e quello che aveva detto, mentre nel servizio viene fatto tutt'altro, insomma viene veicolato in maniera diversa e utilizzato in maniera diversa. Io avevo parlato del giorno della morte di Scopeti, quindi parlavo del giorno di Scopeti, e invece è stato completamente tagliato e utilizzato un pezzo di un mio concetto in un altro contesto, e quindi ha snaturato completamente tutto. Ecco. Ritornando al discorso di Zodiac, io concordo con Giulia Meozzi sulle differenze che avevo già detto prima di questa trasmissione di Rai 3, avevo appunto detto che erano due tipi di serial killer diversi, e quindi non può essere assolutissimamente la stessa persona. Nel discorso invece riferito al Giuseppe Bevilacqua, che è un giornalista, ha indicato come la persona che avrebbe confessato i delitti, io non vorrei pronunciarmi come non mi sono pronunciato nell'intervista di Rai 3, della trasmissione Chi l'ha visto. Infatti dissi che non vi erano elementi per poter dare una valutazione, e questo pure è stato tagliato, quindi insomma alla fine hanno preso quello che mi pareva, e questo io credo non sia corretto giornalisticamente, anche e soprattutto nei confronti di una persona che lavora in questo ambiente, cioè quello della comunicazione. Giustissimo. E tra l'altro mi ero dimenticato all'inizio, stasera insieme a noi doveva esserci un'altra persona, una persona che ha seguito caso del mostro di Firenze, che gli è costato anche un pochino caro, Arturo Minoliti, che oggi è in pensione, da pochi mesi è in pensione, doveva essere qui con noi, purtroppo un brutto broncopolmonite,
l'ha costretto a rimanere a casa. Ma perché era importante vedere qui in mezzo a noi Arturo Minoliti, l'ex maresciallo della stazione Carabinieri di San Casciano? Perché Arturo Minoliti, si ritorna un po' alla scorrettezza a volte che abbiamo noi giornalisti, a volte siamo un po' troppo improvvisati, siamo poco seri e questo ci fa male a chi questo lavoro lo fa con dignità e con passione. Perché Arturo Minoliti era amico di un carissimo collega che oggi non c'è più, e posso dire anche il nome, è stato pubblicato anche un libro, l'ha scritto sul libro, Mario Spezzi. La trasmissione Rai era sempre Chi l'ha visto, anche stranamente. Sì, stranamente la trasmissione era sempre sì, Chi l'ha visto. Sì. E dicevo questo, vorrei portare all'attenzione un po' di qualcuno di voi che sicuramente, essendo qui stasera, un appassionato come un po' tutti su questo caso del mostro di Firenze. Arturo Minoliti, pensando di parlare con un giornalista amico, confida che durante le maxi-perquisizioni a casa di Pacciani, il proiettile calibro 22 l'hanno messo gli inquirenti che dopo 20 giorni non riuscivano a levarci le gambe da quella casa. E fa impressione pensare che il dottor Perugini, a fine di una serata dove un barlume di luce tra le nuvole illumina questo bossolo di una calibro 22 dentro un paletto di cemento nell'orto di Pacciani. Io ho portato, non so se qualcuno di voi ha mai visto un proiettile calibro 22. Questo è un proiettile calibro 22 dove sono stati commessi gli omicidi. E guardate un po' com'è piccolo. Cioè, voi vi immaginate in un paletto di cemento uno con un raggio di sole, c'è cioè una fantasia incredibile, riesce a vedere una cosa del genere. No, ecco, quello che mi dispiace è Minoliti non sia qui stasera, perché volevo un po' approfondire anche con lui questo discorso, che è una cosa, io, è immaginabile, voi pensate, questo è un proiettile così, che si illumina con un raggio di sole, trovato in un paletto, poi sporco di terra. Ecco, anche questo è uno dei classici, forse non misteri, ma insomma fa molto pensare. Qui siamo nella zona del Chianti, la zona dove San Casciano ha subito tantissimo di queste vicende. E ringrazio Paolo perché in un manifestino che abbiamo fatto per questa serata è riuscito addirittura a ritrovare un vecchio disegno di Pietro Pacciani dove disegna questa zona, cioè la badia a Passignano. Questo è il volantino che Paolo Cuochi aveva preparato e questo è un disegno di Pietro Pacciani perché era bravissimo a disegnare. Questo è un disegno che probabilmente l'originale ce l'ha uno dei suoi avvocati. Perché appunto queste sono zone in cui c'è stato qui a pochi passi Malatesta, non so se qualcuno si ricorda del Malatesta impiccato alla trave, trovato impiccato. Malatesta lavorava qui, proprio qui vicino, un'azienda agricola più vicino, e qui vicino fu trovato. Perché mi riallaccio anche a questo? Perché poi c'era Magondovino lì agli Scopeti, a Spedaletto, dove si dovevano incontrare, con Pacciani, tutti questi personaggi. E vicino c'era Scopeti. Ecco, Scopeti. Scopeti Paolo Cuochi ha fatto un lavoro eccezionale perché, grazie alle ricerche di Paolo Cuochi, la data non coincide con quello che Lotti, Vanni e Pacciani poi sono stati condannati. Io vorrei, Paolo, che te, appunto, tu approfondissi questo discorso, questa tua ricerca di quest'ultimo delitto degli Scopeti che non è stato commesso, come si dice, la domenica, ma bensì il venerdì oppure il sabato. Assolutamente sì, io sviluppo questo argomento qui nel libro, al di là di ogni ragionevole dubbio, con dei documenti ufficiali, quindi è qualcosa di tangibile. Noi abbiamo un errore del medico legale dell'epoca che indicò la domenica come giorno della morte, mentre già nell'85
furono manifestate delle perplessità da parte sia degli inquirenti di allora, quindi il capo della squadra mobile, altri della scientifica. Quindi è una cosa che io ho riesumato e ho approfondito, anche in virtù del lavoro che fece Mario Spezzi facendo periziare ad Introna, che era un medico legale ed entomologo, nel 2002, il quale valutò le foto della donna, della vittima femminile francese, e diede come giudizio di merito che la coppia era morta il sabato o addirittura il venerdì. Questo lo disse Introna. Alla luce di questo venne fatta una richiesta di revisione del processo da parte degli avvocati Marazzita e Filastò. Qui siamo in un periodo in cui era ancora vivo Mario Vanni, quindi il condannato. Questa richiesta non va a buon fine per loro, perché viene obiettato, questo punto viene obiettato dal rigettato perché nei motivi della decisione si legge che praticamente la valutazione doveva essere fatta su l'uomo, quindi il cadavere dell'uomo, perché la donna era nella tenda. Alla luce di tutto questo, io che collaborai con l'avvocato Bevacqua e poi successivamente con l'avvocato Filastò e attualmente con Vieri Adriani delle vittime francesi legale, e riuscii a trovare le foto e l'esame autoptico dell'uomo, quindi del ragazzo francese. Lo sottoposi a 5 medici legali, professionisti titolari di cattedre, e a 2 entomologi forensi. Tutti questi mi dettero una valutazione riferibile come data della morte al sabato e al venerdì. Quindi aveva ragione Spezzi, aveva ragione Filastò, avevano ragione gli inquirenti di allora, quindi Sandro Federico, che espresse un parere, l'allora colonnello Torrisi dei Carabinieri, quello della scientifica Autorino, che descrivevano uno stato di medio avanzato stato di decomposizione da parte delle vittime. E ci fu all'epoca, nell'85, una richiesta dei PM Fleury e il dottor Canessa, che chiedevano appunto al Collegio Medico Fiorentino di valutare l'ora della morte del giorno 7, quindi sabato. Quindi all'epoca, già nell'85, si parlava di sabato e non della domenica. Poi il professor Maurri dette questa indicazione e quindi si consolidò questo dato, che all'epoca non aveva un significato particolare, perché ancora Pacciani e i compagni di merende non erano praticamente emersi, no? Emersero molto più avanti. A cosa porta questo discorso? Perché è importante il giorno della morte? Perché il dato fondamentale della condanna di compagni di merende, quindi di Vanni e Lotti, Pacciani morì in attesa di giudizio, e si basava sul giorno della morte, sulla testimonianza di Lotti e Pucci, che dissero che erano lì la domenica. Voi capite che se poi la scienza ci dice che non era quella la sera del delitto, quelle testimonianze, che già erano traballanti su tanti altri punti che nel libro potete ritrovare con documentazione, quella testimonianza risulta mendace, e quindi tutto l'impianto accusatorio andrebbe rivisto da capo.
Sì, chiedo scusa, abbiamo l'onore e il piacere di avere qui la dottoressa Elisabetta Berto, ordinario di sociologia forense dell'Università di Firenze, che le inviterei, se le fa piacere, qui con noi. Grazie, dottoressa. Prego, 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 prego. Buonasera, molti qui della zona mi conoscono perché sono Elisabetta Bertol, sono professore di tossicologia forense all'Università di Firenze. Insieme al professor Mari abbiamo fatto la perizia sulla morte, sul cadavere di Pietro Pagliocchi. Più abbiamo qui la sentenza di primo grado, guardate il volume della sentenza, che ho sentito soltanto l'ultima parte, no, sto piano. E volevo soltanto fare un piccolissimo breve appunto al fatto che è del tutto irrilevante se Pacciani, se la morte dell'ultima coppia fosse del sabato o della domenica, ai fini poi di tutto un castello accusatorio che vede e dice con evidente chiarezza in, credo, 800 pagine di sentenza, che gli esecutori materiali, meramente esecutori materiali, e ci sono mille indizi perché questo possa essere comprovato, fossero questo gruppetto di persone, e a me, scettica più di un'occasione, ha convinto, sapete cosa? Il filmato registrato durante la mattina dopo della morte di Pietro Pacciani nella sua casa, dove gli inquirenti, ora peccato perché è in videocassetta, quindi chi ha più le videocassette da vedere ormai non, e lui fanno vedere che sul bordo del letto c'era un piumino tipo i Moncler, non so, quelli blu. O proprio nella mente, con una cerniera di lato, e uno della squadra, allora si chiamava la SAM, squadra antimostro, dice: "Guarda qui, trova nella tasca di Pacciani un rotolino con un elastico dove c'erano", eravamo in quell'epoca, si parlava di milioni, non di. Ricordiamo, siamo il 22 febbraio 98. Certo, quindi non c'era ancora la lira. 8 No, milioni. per collocare Sì, temporalmente. ecco, un fascetto con 8 milioni di lire nella tasca del Pacciani. Allora, il lavoratore della terra agricola, ricattava sicuramente qualcuno. Ricattava, dice: "Ora parlo, ora parlo, ora parlo". Morì dopo una sentenza di primo grado che lo condannava all'ergastolo, lui come gli altri due. Morì in attesa di giudizio, tutti, anche gli altri che poi erano in attesa di giudizio. Dopo, ma anche Pacciani ha avuto l'appello. E nell'appello, 4 giorni di appello, 4 giorni di appello, 2 ore di camera di consiglio, qui abbiamo 40 udienze di primo grado, un mese o più di camera di consiglio, per giungere a una sentenza di questo genere che è valutata moltissimo, insomma, voglio dire, è frutto di evidenze scientifiche, di valutazioni. Io l'ho letta più di una volta, il dottor Ognibene che l'ha stilata me ne ha fatto omaggio, perché io stessa sono andata, abitavo a Mercatale, guardate, in quell'epoca, sì, sono stata abbastanza, ho portato qualche testimonianza, ho portato qualche persona che ha raccontato cose abbastanza importanti su questo. Quindi non c'è dubbio che il signor Pacciani ricattava delle persone, che, o quantomeno si faceva dare dei soldi dalle persone che erano i veri mattanti. Cioè, lui queste cose che amputava, questi reperti biologici che non gli sono stati trovati in casa, lo faceva per soldi. Li vendeva a coloro che, vuoi che siano le messe nere, vuoi che sia altra tipologia di maniacale, di,
Poi un maniaco non fa le cose così a scaglioni. E guardate caso, mentre il signor Pacciani era in carcere per altri delitti, le figlie, il primo delitto, quello dove uccise la sua cosiddetta ex fidanzata perché l'ha trovata in un campo di grano con un'altra. Ricordo la data. Cioè, due domande. Aspetti, mi faccia finire. E questa, in una intervista poi Pacciani disse: e guarda se non c'era quella brulla della Miranda. Ecco, Miranda. Della Miranda, non mi scopriva nemmeno questo. Disse così alla televisione. Dire. Ma poi ci sono tante situazioni che le evidenze scientifiche portano a concludere che come esecutori materiali, meramente esecutori materiali, che commissionati da qualcuno, che secondo me, questa è invece un'opinione, conosceva solo il Pacciani, perché era lui il leader del gruppetto, e non so se qualcuno ha seguito le 40 udienze che hanno fatto vedere alla televisione giorno per giorno su Cecchi Gori. Non l'abbiamo seguito, ma abbiamo tutta la documentazione. Sì, quindi e si figuri che non ce l'ha il giudice ogni bene che ha steso la sentenza. Giorno per giorno, udienza per udienza, quando capitava che parlava qualcuno dei suoi amici, non so se avete notato lo sguardo di Pacciani, come dire, sta attento che a quello che dice. Ci fu una sola persona che si oppose un po' a questa situazione, che si alzò e disse io prendo questo coso e te lo tiro un capo, non so se lo ricorda, ed era piastellista, non mi ricordo bene chi fosse, quello che lo ha, uno dei suoi accusati. Questa è questa è la perizia sulla sua morte, e noi abbiamo ritrovato che lui è morto di infarto, perché non c'è cosa più chiara che non la causa della morte di Pacciani. Però guarda caso, noi abbiamo trovato nello stomaco di Pacciani un farmaco che è andato a finire l'abbiamo trovato noi. Ma io volevo fare una domanda attraverso il contenuto l'esofago, quando uno fa uno spray nasale, il 90%, no, sentiamo sempre quella marognola in bocca, finisce nel contenuto. E se c'è un farmaco controindicato per persone infartuate, e guarda caso, poco tempo dopo sarebbe avvenuta la sentenza di Cassazione. E identificaste anche chi gliel'aveva prescritto. Certo, abbiamo le ricette. Il professor Bruno. Mi permette la domanda. Il professor Bruno gliene prescriveva a montagne. È molto interessante quello che dice. Mi permette una domanda. Certo. E il medico legale. Il medico legale Marello, che io ho intervistato. Lui ha detto che si occupò lui dell'autopsia del Pacciani, okay, e ha affermato che è morto di infarto. Mi conferma questo qui? È morto di infarto, certo. Okay. Mi è morto certo per l'euro. Ok. No, e poi volevo specificare un fatto che riguardo al giorno, il Pacciani non aveva alibi. Noi non stiamo facendo questo discorso riferito al Pacciani o al bagno o all'orto. Pacciani non aveva alibi né il venerdì, né il sabato, né la domenica. E ciò è rilevante. Quindi, ecco. No, ma io non vorrei si interpretasse male questo concetto. Questo io l'ho ribadito più volte. Quindi, però il giorno è importante. Perché è importante? Perché adesso, a prescindere dall'opinione che una persona può avere, e lei sa che ce ne sono tantissime, da una parte ma no, ci stanno anche delle intermedie dove Pacciani viene configurato in un altro ruolo rispetto all'esecutore, eccetera. È importante, secondo noi che abbiamo fatto questo lavoro, verificare questo dato, perché un giorno diverso da un altro può determinare anche altre persone. Quindi non è finalizzato allo scagionamento di Pacciani. Io questo l'ho spiegato più volte, è limitato a un'analisi scientifica sul giorno di Scopeti. Questo non vuol dire che Pacciani non può essere il mostro di Firenze. Ecco, questa è una specifica che io ho fatto nel libro. E che... Il termine giornalistico del mostro di Firenze?
Vabbè, questo l'hanno inventata due giornalisti, tra cui uno che non c'è più, e quindi ecco, quindi volevo farle questa precisazione, e le lascio la parola. Semplicemente il fatto, allora mi spiega perché lui possedeva 8 milioni in tasca la sera che è morto? E questo c'è le prove? Non ne dubito, però io questo non glielo posso spiegare perché non ho seguito le indagini. Però la provenienza, io faccio l'avvocato del diavolo, no? La provenienza di un denaro non è non significa implicitamente che debba essere. Io ho una mia idea personale. Quelli che aveva in banca. Io posso avere una mia idea. Sì, io posso avere una mia idea personale, che magari ci può essere un ricatto sulle coppie, eccetera, eccetera. Però la tengo per me, onestamente, e va bene. Però il discorso, voglio dire, che Pacciani avesse dei soldi, parte giustifica 120 milioni. 120 milioni nel 92 e 80 milioni nell'86. Quindi aveva 80 milioni e aveva delle vendite, e aveva delle cause di lavoro, quindi può essere come non può essere. Secondo me non è un dato, mi scusi se le dico, non è un dato che automaticamente lo può connotare. Ecco. No, come no, però è abbastanza suggestivo che la notte che è morto gli trovino in tasca, guarda caso, 8 milioni. Ecco, io le volevo fare una domanda. Perché questa a me mi ha molto impressionato. Visto che lei... È una domanda molto importante. Ci fu un'intercettazione la sera prima dove il Pacciani era con un erborista. Lei si ricorda questo passaggio? Forse con un erborista la sera prima? Lo disse lui al telefono. Questo e non si è mai saputo chi fosse, quindi non ci può dare nessuna. Comunque, tornando al famoso Eolus, che ho detto che è un farmaco controindicato per coloro che soffrono di problemi cardiologici, come il Pacciani, che quello della morte era il suo terzo infarto, che già due ne aveva avuti. Ecco, che questo farmaco controindicato per un polinfartuato fosse, guarda caso, prescritto, può avere scatenato il terzo infarto. Ciò non toglie che Pacciani sia morto di infarto, mica per intossicazione da euro. E guardi che questo collegamento e tante altre cose... Ci descrive la situazione della casa, si dice che furono trovate le finestre aperte. Io so che non voglio nemmeno non dire, no, non voglio nemmeno dire di come fu trovato, e trovato è stato detto da qualcuno e non da me, come ha vissuto. Microfono. No, no, questo non lo voglio dire perché comunque queste fotografie, queste filmato del sopralluogo. No, ma io parlo delle luci e delle finestre, adesso al di là della situazione igienico-sanitaria. Ecco. Ma a prescindere da questo, uno lei dice può avergli messo in tasca i soldi allora? No, io dico... Se c'erano delle finestre aperte. Qui è tutto un mistero, tanti misteri, nessuna scienza, perché ancora non c'è nessuna scienza. L'unica cosa per cui le evidenze scientifiche possono, diciamo, convergere, almeno in parte, verso il fatto che questo gruppetto di persone fossero semplicemente gli esecutori materiali, perché guardate, non è mica, ci vuole del pelo sullo stomaco per fare quello che aveva fatto, chiunque l'avesse fatto, altro che pelo sullo stomaco. Io di questi ne ho visti 3 o 4 soltanto, e in genere lunedì mattina c'è stato un periodo che noi entravamo in medicina legale e dicevamo, oddio, speriamo che non troviamo... Lei parla delle vittime. Delle vittime, sì, delle vittime. Anche un fatto delle famose escissioni fatte con perizia, no. Ma le avete viste? No. Ecco, io le ho viste. Avete presente quando voi doveste fare i macellai, mettiamo sul banco di macellai, e dovete tagliare, perché il taglio è fatto così, intorno alla lamella così, ok, tutto slabbrato, altro che preciso. Gli ultimi due, come è fatto con un coltello che non taglia? Gli ultimi due,
vero quello che si dice che... Io l'ultimo giorno l'ho visto. Ah, non ho visto. Non ho visto che dato. Ah, non ho visto. No, era... Sì, perché che si era... dice? Che si dice che abbiamo fatto con lo stesso coltello per l'escursione al seno. Anche questo cosa rileva. Non è questo che rileva sul fatto che ci fossero degli esecutori materiali che ubbidivano e per soldi, ma il signor Pacciani avrebbe scotennato sua madre per un pacchetto di sigarette. È chiaro questo? Figuriamoci per tutta questa serie di... Era commissionato da qualcuno, questo non sarebbe mai venuto fuori. La mia poi ipotesi è ancora più forse suggestiva ancora. Questa persona a cui riferiva il signor Pacciani erano, secondo me, solo il secondo livello, perché che a loro volta rispondevano o davano o consegnavano, bisogna anche domandarsi dove è finita questa roba, a una terza persona che faceva quello che doveva fare. Perché è anche vero che bastava andare, se volevano avere quel tipo di reperti, nube, mammella, quello che volete, allora bastava, ed è successo nella storia della criminologia, di sotterrare un cadavere appena seppellito, è successo nella storia della criminologia. Cioè, se c'era bisogno per fare questi riti di qualcosa di questo genere, c'era invece... E le targhe delle macchine segnate nelle tasche del Pacciani, quindi abbiamo trovate due, seguiva le coppiette, bene, non guardò, tutto ha un significato, tutto, e una spiegazione, in un verso o nell'altro. Sta di fatto che poi alla fine, allora, visto che lei ha questa vita, allora gli esecutori materiali di questi efferati delitti, perché poi noi ora stiamo qui a discutere, ma sono 8 persone che sono morte con un ritmo non incalzante per niente, ma che guarda caso coincideva esattamente a spazi temporali in cui Pacciani era in carcere oppure era lì. Guarda caso ha imbuto, poi sono venute fuori 24 persone e calcolando i vari alibi delle persone è venuto fuori che si poteva indagare su queste persone. Piero Luigi Vigna è morto anche lui, quindi non può essere qui a testimoniarci questo. Poi con Canessa. Il malatesta, mi andava a vedere il concerto. No, potete andare a vedere il concerto. Abbia pazienza. Posso chiedere di sentire la mia opinione? Certamente quello sì. Innanzitutto la ringrazio. Sul malatesta, sul malatesta, sì, benissimo, sul malatesta, che c'è una testimonianza di una persona che sulla sita, senza conoscere il Vanni, in questo caso non il Pacciani, lo sentì, questa persona che lei non conosceva, e poi lo riconobbe, sapete dove? Alle udienze, lo riconobbe, sì, venne da noi, da me, dal mio marito, la portammo da Paolo Canessa, perché io mi sentii uno scrupolo, che disse appunto, ora ci penso io, lo appendo al pollaio, nel pollaio, lì era un fienile, quindi il pollaio tornava bene, ma lì ci tenevano le galline, guarda caso. Poi lui è stato appeso, non si è impiccato, è stato appeso, noi abbiamo fatto la perizia anche su la testa. Quello è molto evidente, Male. Quello che però lei non si deve arrabbiare, io le contesterò che in criminologia, in letteratura criminale e in criminologia, al mondo non c'è un caso di omicidi seriali fatti da più persone, di coppiette parlo, quindi di uno specifico tipo, con la stessa arma, quindi lo stesso modus operandi, quello che si diceva negli anni 80. Però. Non c'è un solo caso al mondo dove esiste un mandante e un esecutore. Questo ci dice la letteratura criminale. Ci può essere sempre un unicum, però questo unicum deve essere dimostrato con prove molto più corpose delle testimonianze, mi permetta,
estremamente strampalate di Giancarlo Lotti. Questa è la mia opinione. Giancarlo Lotti ne diceva molto strampalate, tant'è vero che Giancarlo Lotti in tutta questa situazione faceva solo il palo, casomai. Non ho capito cosa lei vuole dire quando dice che in tutta la storia della criminologia non c'è uno che commissiona e uno che esegue. Accidenti, mica tutti vogliono sporcarsi le mani. E quante messe nere o cose del genere o rituali sono stati compiuti da persone che ricevevano il reperto biologico da altre che, da niente, con uno stomaco foderato di chiodi, eseguivano quello che doveva essere eseguito e portavano per soldi, ovviamente tanti soldi, portavano quello che serviva. Sì, sì, ma la letteratura criminologica non è solo quella dei gialli, eh? No, io parlo di letteratura scientifica. Comunque ci sono, perché questa, cioè, la mia collega, c'è una nostra collega di medicina legale che è una criminologa, che ha detto questo, e che il caso Pacciani è stato fatto discusso moltissimo. Lei ha un master, l'ho avuto io per tanti anni, poi adesso ce l'ha lei come master di criminologia, e questo caso lo porta, come anche il dottor Paterniti, psichiatra, criminologo. Ho fatto un po' meglio. Allora, ma Paterniti la pensa come noi, eh? Ah, non lo so, Convegno ha detto altro. Cioè, però comunque adesso... Ma poi non è come la pensi. Le posso far formulare una domanda? Sì, sì. Buonasera, no, ho sentito che lei diceva riguardo a Giancarlo Lotti che non era questa scima, però infatti è evidente, però faceva il palo. Ma se lei va a commettere un omicidio si affida ad una persona come Giancarlo Lotti per fare il palo. E non avevano altro. Come dicevo, si paga anche quella, nel senso, uno che ti garantisce che poi sta zitto, perché lo minacciavano anche. Cioè, insomma, se non hai altro, mettere uno al bordo della strada, vicino al limitare del bosco, parliamo per esempio dell'ultimo, che ti dica, che ti dica, oh, sta arrivando qualcuno o non sta arrivando qualcuno, basta con Lotti. Poi parrebbe, il Pacciani era quello che tagliava, il Vanni quello che sparava. Il contrario, scusate, sì, esatto. Perché, insomma, quindi il gruppetto, va bene, tre persone, uno fa da palo, uno spara e uno taglia. Io la ringrazio. Abbiamo un'altra domanda? Sì, buonasera. Una curiosità, sì. Seguendo questo filone che le diceva, ma nel 68 e nel 74, dove non ci sono escissioni, dicevo, nel 68 e nel 74, nel 74 se non ricordo male sono 97 affondamenti, quindi un tempo, sì, punto e taglio, un tempo quindi abbastanza congruo, volendo, per fare un'escissione. Com'è che nel 68 e nel 74 si erano commissionati, non sono state fatte escissioni? Cioè, cosa pagavano, l'atto in quel caso o il pezzo? Grazie. Nell'evoluzione dei fatti, il primo addirittura, il primo del 68, sembrerebbe addirittura non collegato per niente. Li collega, sì, dopo parliamo, aveva detto anche del 68. Viene fuori che l'unico filo comune è l'arma, ma non tanto l'arma, che non è mai stata trovata, quanto i proiettili, casomai. Ma nel 74, mi stava dicendo, scusa, nel 74 cos'è che non torna? Non ci sono scissioni. Ah sì, ci sono però. Ma che commissionavano? Se non gli portava niente? Se non gli portava niente, evidentemente. No, perché non fece in tempo, perché passarono. Ci sono tanti vari motivi, e c'erano due uomini alla fine. Comunque, che loro fossero commissionati e nell'ultimo periodo dei delitti, sta di fatto che chi, è stata formulata anche questa teoria, chi a un certo punto esce fuori come persona mandante di queste cose, trova buon terreno con persone di questo genere, perché non è mica tanto facile, ripeto come ho detto all'inizio,
trovare qualcuno. Ma lei lo farebbe? No, cioè, non è così facile trovare anche, cioè, non è facile trovare persone che siano in grado di avere questo, questa possibilità anche materiale, dico psicologicamente materiale, nel senso la testa e il pelo per fare certe cose. Non è così semplice. Quindi trovarono, quando a un certo punto vengono fuori le persone che vogliono dedicarsi a fare questi perché io forse la cosa più facile è che il committente fosse una persona che voleva fare riti di ogni di questo genere, riti satanici, riti di certo. Esatto, però non abbiamo questi dati. Non li abbiamo, ma è possibile pensare che allora, avendo sentito di questi delitti, ecco perché guardate che siamo stati tutti indagati anche lui, cioè potesse essere uno dell'ambiente controllato. Beh, le donne no. No, le donne no. Ma è stato detto, cioè, che è stato controllato l'alibi di tutti. La donna non è mai stata. No, comunque trovare una persona che riuscisse ad avere il coraggio, ma dire coraggio per me è un elemento positivo, quindi non diciamo coraggio, la capacità di potersi di poter fare queste cose non è così semplice, e hanno trovato queste cose. Quanto al proiettile, io ero laggiù in fondo, l'ho visto quando lei l'ha fatto. Le volevo dire prima di salutare, se rimane, guardi, ci fa estremamente piacere, però un attimo solo, le volevo dire, ma di tutto questo ragionamento non è più facile pensare che fosse una persona, come è sempre accaduto in tutto il mondo, invece di ragionare in quest'ottica qui, mandante esecutore? Cioè, nulla ci dimostra che vi fosse un mandante esecutore, perché i mandanti sono stati assolti, quindi... I mandanti non si sanno. Beh, uno è stato assolto. E chi? Calamandrei. E senza, no. Senza appello della procura. Senza appello della procura. Quindi sono... Non è il mandante Calamandrei. Quindi non è più facile pensare, adesso a livello di ragionamento tra di noi, che è semplicemente un caso, come tanti ne sono venuti fuori purtroppo nel mondo, dove c'era un serial killer che uccide, poi si ferma qualche anno, riuccide di nuovo, poi si riferma la letteratura questo ci consegna. No, ci dice che sono incalzanti al ritmo sempre più ravvicinato. Dall'81 in poi sono ravvicinati. Ma questo è, abbiamo, lo ritroviamo in tantissime. Ed ecco che dall'81 in poi, o da un periodo molto vicino a quello, comincia ad essere, a entrare il discorso del mandante. Prima erano degli assassini così. Che... Questo si può ipotizzare benissimo, però evidenze. Ha senso in questo esempio. Evidenze, lei mi consente di dire che non ne abbiamo, perché non staremo qui dopo 50 anni, no? Perché il caso Pacciani ha sempre fatto, ha sempre entusiasmato il suo fascino anche per la il caso. Il caso Pacciani aveva un suo senso finché Pacciani era come singolo serial killer. Dal momento in cui ci sono, questa è una mia opinione, comunque opinione comune, dal momento in cui intorno gli si costruiscono dei complici di cui non c'è materialmente bisogno, dei mandanti di cui la letteratura criminale e criminologica non ci consegna mai un dato del genere, e addirittura una connotazione esoterica o satanica che sia, di cui non ritroviamo assolutamente traccia nelle carte, perché andarci a complicare la vita ipotizzando delle situazioni così molto più ampie rispetto a un singolo, che è quello che è sempre avvenuto? Il serial killer è proprio perché è venuto fuori alla fine anche da illustri psichiatri che il Pacciani non ha la figura, niente connota in lui il serial killer. Ma non c'è bisogno di un serial killer se sei l'esecutore materiale. L'esecutore materiale è uno che, ho detto, avrebbe scorticato sua madre per un pacchetto di sigarette. Questo l'ha detto un perito di, chi era? Una donna, era di Milano.
capito? Quindi non è un serial killer. Il Fanciani non è stato un serial killer, è stato un mero esecutore materiale. Perché se fosse un serial killer avrebbe tutti i connotati di quello che la letteratura criminalistica ci dice e non li ha, e non lo è infatti. Non lo è. Ma non deve essere mica per forza presente. Non lo è. Perché le prove ci sono. Le prove non l'hanno trovate su Pacciani, tranne la dichiarazione di Lotti, non c'è una prova che è morto. Vabbè, l'aspetto giudiziario adesso noi non entriamo in merito, parliamo di un ragionamento prettamente scientifico. Un po' disdire l'appuntamento perché c'è tante domande. Allora, una sola. Buonasera a tutti. Io ho fatto la vita elementare, non sono né un criminologo, non è niente. Lei, allora spiego, io ho tutti i libri, li ho letti, riletti, riletti e li sto rileggendo. Perché ogni libro, ogni persona che l'ha scritto c'è un cambiamento nelle cose e mi riferisco anche al discorso di Paolo dove lei a un certo punto ha detto che se non c'era Miranda, io la posso smentire. Ma non l'ho detto io, l'ha detto Pacciani. Ma io smentisco lei, Pacciani, smentisco tutto. L'ha detto io, no. E gli spiego perché. Perché io sono sancascianese. La cosa l'ho vissuta, conosco tutti. Conosco dal capo a piedi. Tutte le persone, da Mario Vanni, perché metteva la Vespa dal mio socio, da Lotti, che giocava a carte con 2-7 belli. E li mettevano uno per uno, la baciavano a un certo punto. Figuriamoci se siamo. Io con Pacciani ho avuto anche, purtroppo, l'occasione di essere all'ospedale insieme a Tavernelle. Prima che si avverasse tutto il discorso di morte, diciamo, no? Delle situazioni. E una sera ci raccontò di quando lui ammazzò l'amante di Miranda. E poi raccontò e buttarlo in lago di Trastinaia, io non sapevo nemmeno che c'era, ma ce lo raccontò con la freddezza, lo mise in una valda. Poi lui andò al bar o all'osteria, beve, raccontò tutto al bar e fu arrestato la mattina. Cioè, voglio dire, Pacciani ha detto che è stata Miranda, invece non è vero nulla, è Ovriani. Però di la Miranda c'è la testimonianza. Io cantò, che poi la sapesse lei anche da altre persone, ok, sì. Può essere benissimo. Sì, sì, un'altra cosa, una sola cosa. La coppietta di L'ultimo delitto, questi signori avevano gli scontrini di tutto ciò che avevano comperato da quando erano in Italia. Guarda caso non c'è lo scontrino della festa dell'unità a Cervaia. Per cui loro non c'erano nemmeno stati, perché mettevano da parte ogni scontrino. Sì, che voglio dire, io comunque non credo, né che sia stato Pacciani, no, ma non avevano lo scontrino, cosa strana, e l'avevano da un anno intero, c'erano gli scontrini. Io comunque non sono d'accordo, né che Pacciani, né che Vanni, e nemmeno il Lotto, povero figliolo anche lui, Dio l'abbia in pace. Grazie. Ecco. Allora, ci sono tante domande. Senta, l'ultima domanda e poi la lasciamo. Mi va a dire che Pacciani e i suoi complici di delitti in genere, ammesso che siano stati loro, non sono, e è proprio questo che deve dar ragione a quello che all'ipotesi nostra, mia di Canessa e mia e di ogni bene, non mia, perché non è la figura del serial killer, non si identifica con un serial killer, quello ha un altro tipo di ritmo. Si vede che era un'altra persona, forse. Allora, l'ultima domanda è veloce, però, velocissima, perché la dottoressa. Anche perché io sono d'accordo con la signora. Giovane, quindi non si vede. Grazie per il giovane, non è così vero, però. Ho potuto vivere queste cose. Me li ricordo benissimo, io sono del 71. Veloce.
Io sono fondamentalmente d'accordo con lei, però allora, intanto sullo scontrino della festa dell'unità non era uno scontrino fiscale, quindi non capisco perché doveva per forza tenerlo. Sul discorso dei mandanti, cioè, è anche vero che c'è il discorso che Giuttari, che era uno che comunque a Pacciani gli ha morso compagni. Cioè, mai conosciuto Giuttari? Sì, però non insomma, nel senso, non ha mai. Non è mai Giuttari che crimina Pacciani. Sì, però Giuttari, quando è andato sul secondo livello, è lì che si è scatenato comunque una serie di episodi strani a livello di rapporti all'interno delle tra procure, questure. Dovrebbe essere stato circostanziato. Che Giuttari sostiene di aver subito più occasioni, nel momento si è messo a indagare sul secondo livello, delle pressioni forti, anche degli allontanamenti, dei trasferimenti. Questa vengono soltanto porta a porta, ero stata invitata dalla Vespa porta a porta. Sì, ma ha ragione lui. Da Bruno Vespa porta a porta, io e Giuttari. A Giuttari fu impedito di andare, per cui saltò la trasmissione. Ma era in servizio Giuttari? Certo. Insomma, operante di polizia. Quanti vanno? Secondo me è sbagliato. Come è sbagliato che Perugini pubblicò un libro quando c'era il processo Pacciani in atto. Io adesso non voglio. Anche il giudice di secondo livello. Guardi, io le dico che inizialmente. Il giudice di appello pubblicò un libro che dopo essersi dimesso, però. Perché stava andando in pensione. Ecco. Guardi, io le dico che nasco come colpevolista di Pacciani quando Pacciani viene indicato come serial killer. Poi diciamo, ci dobbiamo rassegnare che questa storia comunque non è chiusa. Non si è chiusa e quindi ha 50 anni e non si chiuderà. Però lei mi riconoscerà che è anche normale, perché è il caso più grande in Italia e forse al mondo, che si continuerà a discutere del Pacciani, non Pacciani, e di altre persone, del serial killer unico. Nessuno ha la verità in tasca. Questo secondo me è il dato fondamentale. E poi io non la trattengo oltre e la ringrazio per il suo intervento. Grazie a voi, scusate. Comunque, proprio perché erano due o tre, Calo e due esecutori, non rientra nello schema criminologico del serial killer. E quindi sono semplicemente degli esecutori materiali, credo che sia la quinta volta che lo dico. Quindi non dei serial killer, sì, degli esecutori materiali. La sentenza. No, perché ci sono tanti elementi che portano a loro, soldi, un sacco di cose che portano a loro, o comunque loro o altri, comunque sia chi ha commesso i delitti non è un serial killer, sono gli esecutori materiali, e quindi perché non loro che avevano questa grande fame di soldi, e che se io fossi un mandante anche solo del secondo livello e non io a quel punto per trovare, non è facile, ripeto, andare anche in queste campagne e trovare qualcuno che abbia il coraggio di fare queste cose. Quindi ci si rivolge a chi? Prima di tutto a Guardoni, che sanno dove localizzare qualcuno. E poi a gente che è capace. Lei crede in un mostro su commissione? Sì, c'è sì. Chi è la gran parte delle persone non ci credo. Ecco, questo è un dato che dobbiamo accettare. Grazie dottoressa. Allora, credo che questo intervento abbia poi scaldato gli animi e creato comunque, sento, un mormorio notevole. E allora, io darei un attimo ad Antonio Taddei l'onere più che l'onore di riprendere il filo del discorso. Ma non è facile riprendere il discorso, perché insomma, la dottoressa è stata categorica sotto tanti aspetti.
però ancora dovremmo replicare. Ci dispiace, è doveroso replicare, è vero, ci dispiace la dottoressa. Comunque ringraziamo la dottoressa dell'intervento, comunque sia interessantissimo. E riprendere il discorso ora non è facile, Paolo, perché io secondo te, allora facciamo così, ci sono dei nomi degli ultimi che la magistratura ha messo gli occhi addosso: Giampiero Viligianti, poi l'altro medico Francesco Caccamo. Questi due allora si trovano in mezzo, come è successo per il dottor Calamandrei? Cioè si deve aspettare che muoiano anche questi di crepapori? No, beh, in effetti ci vorrebbe un'accelerata sull'ultima indagine, perché adesso è stata rinviata di un anno, però sinceramente sono persone di 88 anni, credo si debba o rinviare a giudizio o chiudere, ecco, questa opinione. Però io preferirei non esprimermi e non parlare dell'ultima indagine, perché non avendo letto gli atti, mentre quelli dal 68 a qualche anno fa li ho letti tutti e ce li ho tutti, e ho notato molte imprecisioni rispetto a quello che poi è il giudizio, che ricordiamolo condanna come scusate se è possibile avere un po' di silenzio, perché sennò grazie, condanna come esecutori materiali per gli ultimi quattro delitti i compagni di merende, ma non Pietro Pacciani perché muore prima. Ecco, io riprenderei da un attimo da questo discorso. Se guardiamo il caso del mostro di Firenze da un punto di vista giudiziario, che cosa abbiamo? Abbiamo Stefano Mele condannato ingiustamente, e questo credo che lo dice anche il PM Canessa nel processo Pacciani, che non riteneva neanche lui Stefano Mele colpevole, e quindi abbiamo Stefano Mele per il 68. Poi c'è un passaggio d'arma che non è stato spiegato. Abbiamo tre duplici omicidi, 74, i due dell'81, con sei morti, senza un colpevole. E poi abbiamo i successivi con delle condanne ai complici del mostro di Firenze, che era Pacciani. Poi abbiamo delle assoluzioni sui mandanti. Allora, a distanza di 20 anni, come si fa ancora a poter considerare questo caso definito, ma soprattutto definito in quest'ottica, in questa architettura di come è stato illustrato nelle sentenze? Io non riesco a inquadrarlo in quest'ottica. Vogliamo domandarlo anche al parere di Giulia Meozzi, criminologa. Ecco, diceva appunto del discorso del serial killer, sempre in maniera scientifica, senza creare polemiche. Ecco, come la domanda che è stata fatta in prima fila, una domanda molto interessante a questo punto di vista, perché appunto la dottoressa diceva dei mandanti che pagavano appunto per avere questi feticci, magari per poter fare dei riti satanici. Giustamente la domanda le è stata posta: perché nei primi due omicidi, e che cosa pagavano nei primi due omicidi se i feticci non sono stati presi? Ti interrompo, esiste al mondo un caso del genere di mandante seguitore? No, non esiste. Per questo io ribadisco quello che ho detto prima, che è ben evidente invece un'evoluzione del comportamento, della personalità e delle fantasie del soggetto. Soprattutto si dilata molto nel tempo, quindi dal 68 all'85 ci sono casi criminologici simili. Nel libro di Hoki c'è il serial killer Jeffrey Dahmer, che addirittura compie il suo primo omicidio nel 1968 e il secondo lo compie nel 1989, addirittura vivendo tranquillamente la sua vita, perché si iscrisse all'università,
smise, si arruolò nell'esercito e poi, quindi tantissimi anni dopo, andò a compire questo secondo omicidio. Sono quelli che vengono chiamati periodi di raffreddamento, esatto, cooling off, dice Paolo, esattamente, e, in cui appunto il soggetto ha un'evoluzione nella sua personalità, nel suo comportamento, nelle sue azioni. E quindi secondo me è per questo che troviamo nei primi due omicidi non troviamo atti di mutilazione, che poi invece ritroviamo dopo, che non ritroviamo invece nell'82 e nell'83 per motivi del tutto di dinamica dell'omicidio stesso, perché nell'82 la vittima maschile riesce a mettere in moto la macchina e nell'83 probabilmente tratto in inganno dal buio va a uccidere due uomini, di cui uno appunto aveva questo capello lungo biondo, quindi molto probabilmente è stato tratto in inganno da questa cosa. E giustamente la storia criminologica non ci porta a nessun caso del genere di mandanti e di esecutori materiali in un evolversi e soprattutto in una serie veramente di otto duplici omicidi del genere. Quindi io ribadisco il mio pensiero, che è appunto è un parere personale, però del serial killer unico, last murder, con ovviamente una patologia e una parafilia molto evidente, che però è una sola persona, ecco. Grazie per il tuo parere. Se ci sono domande in merito, ecco, magari quel signore che prima domandava di Giuteri, si voleva essere più circostanziato su quella indagine lì, perché non abbiamo capito il senso della... No, nel senso che Giuteri, cioè nel libro che ha scritto lui, io ho letto il suo libro, veramente dal momento in cui intraprendono una serie di indagini e vanno nella direzione di un secondo livello, e quindi inizia a collaborare con la procura di Perugia e tutta una serie, ha circa credo 3 trasferimenti, ma c'è un'intervista a Giuteri su YouTube, cioè nel senso non è che lui di persona dice sì, questo lo ricordo, 3 trasferimenti, allora 2 promozioni, un trasferimento all'ufficio stranieri, lui che ha sempre fatto l'investigatore per tutta la vita, dice io ho 25 anni di esperienza nell'investigazione, cioè all'ufficio stranieri, e tutte le volte ci sono dei contenziosi legali che durano anche 6-8 mesi, perché, sì, ho capito, cioè, nel senso, questo avviene sempre, no, queste non sono prove, cioè neanche Giuteri dice allora avevo ragione io, il secondo livello, cioè, sono indizi, dice che a un certo punto lui ha iniziato un procedimento investigativo e su quel procedimento investigativo succedono una serie di cose altre molto strane, tra cui anche l'allontanamento dei vari Vigna, Canessa, cioè che prendono anche le distanze da lui. Ora lui, cioè nel senso non ho tutti gli elementi, non me li ricordo a memoria, però parla anche di questo allontanamento da questi elementi con cui erano buoni rapporti. Cioè, questo volevo, sì, ho capito. Però volevo chiederle anche un'altra cosa, che riguarda direttamente lei. Cioè, sì. Lei ha detto che collabora anche con Vieri Adriani. Vieri Adriani però sostiene non solo la tesi del doppio livello, ma addirittura una tesi politica. Ma io adesso non posso rispondere a nome suo, è qui chiaro che cioè, è legittimo che ognuno abbia la propria opinione, questo non vuol dire che io debba... No, ma sto dicendo che cioè, nel senso sì. Che sono anche lì... Però andrei a stringere sulla domanda, vabbè, perché sennò... No, era solo quello, era il discorso che Giuteri parla chiaramente, cioè è strano che... capo della squadra mobile, poi dopo mi sembra la squadra anti-omicidi seriali. Cioè, sì, vabbè, ho capito il suo discorso. Allora io le posso rispondere, non essendo Giuteri, certo, che dovrebbe farla lui questa domanda. Io non le posso rispondere su questo punto di vista. E indubbiamente è indicativo questo, però non è probatorio ai fini della colpevolezza di Pacciani, Vagni e Lotti. Ma neanche questo, ma io non dicevo questo. Perfetto. No. Siccome di questo si stava parlando, dell'attendibilità di Lotti,
perché è l'unica fonte di prova Lotti. Che per me non ha, però, però... Vabbè, insomma, poi quello che riguarda il dottor Giuttari lo chiede al dottor Giuttari, io non... Non so che tipo di pressione, se ha ricevuto pressioni, se... No, ma la domanda era riferita al fatto che la tesi del, del serial killer di stampo anglosassone, passatemi il termine, cioè è un, domina un po' tutta, tutte le ricostruzioni sul morso di Firenze. Ma perché la scienza dice questo? È la scienza, ma non è che si sta parlando di fisica quantistica, si sta parlando comunque di scienze che basate sulla statistica e sui casi, cioè nel senso che venisse fuori... Che un'indagine compiuta per cui mostro di fare. Scusi, se, se viene un accadimento, a parte la criminologia comunque è una scienza, però al di là di questo, al di là di questo, al di là di questo, la faccio più semplice: se è un viene introdotto un nuovo, una nuova tipologia di omicidi plurimi, no? Comandante, eccetera, e non è mai successo. Lei mi permette che io voglio la prova, che la prova concreta che questo caso, che questa situazione sia realmente avvenuta, che non può essere la dichiarazione di Lotti, no, 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 certo. Per aggiungerlo ai libri di letteratura, mica per altro. No, ma io infatti non sto contestando la vostra idea, sto dicendo... No, non abbiamo idea, cioè io sono un documentarista, quindi mi documento e ridocumento. Ridocumento che Lotti ha mentito, perché ha detto delle cose, e Pucci pure, hanno detto delle cose al processo che non sono vere. Sì, però posso fare un piccolo esempio, cioè se lei mi parla di criminologia anglosassone... Cioè, no, no, criminologia mondiale. Di solito però a fare scuola sono gli anglosassoni, me lo passa. Com'è? A fare scuola sono gli anglosassoni, me lo passa. Sì. Cioè, negli Stati Uniti hanno conosciuto il terrorismo interno negli anni 90, fino allora non sapevano neanche che cos'era, cioè gli attentati terroristici erano tutti lì. Perfetto, ma questo è un, è un parallelo che non si può fare perché no, però... è un discorso completamente diverso. Allora, io non escludo che ci possa essere un unicum al mondo che sia accaduto a Firenze rispetto a tutto il mondo... Però me lo devi dimostrare. No, no, certo, ci mancherebbe, io non ho... E qui prove non ce ne stanno. No, perché io le ricordo, mi scusi, mi lasci rispondere, se no non può essere un dialogo a due perché c'è una platea. Io le sto dicendo che il Pucci che dice che i due ragazzi francesi sono al processo, ci sono le trascrizioni, che dice che sono morti entrambi nella tenda, può essere una verità questa? No. Il Lotti che dice che i ragazzi tedeschi erano davanti al volante durante e quando, perché lui era presente e ha sparato lui, è una verità questa? È una menzogna. Quindi si deve chiamare come menzogna. Ecco, io quindi un testimone che mi testimonia, che è l'unica fonte di prova che mi dice queste cose, è un testimone che va espunto dal processo. Questo giuridicamente è così. E su questo io sono d'accordo. Ecco, poi i ragionamenti ognuno può avere la sua legittima opinione. Però noi nel libro abbiamo sviluppato questo aspetto, senza entrare in merito alle varie teorie, se era Pacciani, se non era Pacciani, se era un medico, se non era un medico. Quindi siamo ancora prima di questo discorso qui, capisce? E il discorso che faceva la dottoressa è un'interpretazione che è supportata da delle sentenze parziali, che però non trova completo riscontro negli atti oggettivi e fattuali, e quindi è normale che si crei un fisiologico e naturale dibattito su questo argomento che da 50 anni si protrae e che credo che si protrarrà ancora per tantissimo tempo. Quindi io credo che chi ha lavorato su questo caso debba accettare questa condizione perché non ha trovato una soluzione. Antonio. Beh sì, l'argomento diventa sempre più complesso, scottante sicuramente. Io avrei da fare una domanda a Paolo, però su appunto... Te che sei stato a rivedere appunto tutti i posti che
tu proporrai la zona oscura, viaggio nei luoghi del mostro di Firenze. E c'è un particolare che mi colpisce. Tutti i posti sono rimasti quasi... Tranne un paio sono... Gli scopeti, tornando sugli scopeti, il ragazzo che viene raggiunto mentre nella tenda con la ragazza e scappa, probabilmente potrebbe aver avuto, e viene rincorso, dopo poco viene ucciso, potrebbe aver avuto una scappatoia, se invece, questo dimostra che non conosceva bene il posto e che poi comunque sia a correre per il bosco senza scarpe e preso sia all'improvviso, è difficile. Pensi che se lui invece si fosse rivolto verso la strada potrebbe aver avuto la salvezza allora, pensando che chi commette un omicidio è una persona sola? Se, secondo la dottoressa, Vanni faceva la guardia sulla strada, quindi Lotti faceva la guardia sulla strada, quindi non avrebbe avuto la possibilità, se invece di andare verso il bosco, capito? Potrebbe aver avuto la salvezza se il ragazzo si dirige verso la strada e magari dalla fortuna e passi qualcuno con la macchina. Sì, allora, siamo andati sulle domande più soft, eh? Allora, sicuramente io allora credo che sia un'unica persona a scopeti, perché ha continuato a sparare mentre il ragazzo scappava. E questo da che cosa lo deduciamo? Dai rilevamenti che la scientifica fa il lunedì, e ritrova dei bossoli in mezzo alla piazzola, quindi sta a significare che l'omicida ha continuato a sparare mentre il ragazzo scappava. Se fosse andato, come dici tu, ovviamente dalla parte della strada, si sarebbe salvato. Il discorso che la dottoressa faceva prima sul palo lo trovo un discorso estremamente inutile da un punto di vista funzionale, nel senso che a che cosa serve un palo in una circostanza del genere? Nella rapina in banca può servire per determinate cose, ma in un'azione omicidiaria, se io uccido una persona e al terzo colpo di proiettile mi arriva una macchina, Lotti che cosa avrebbe fatto? Avrebbe bloccato la macchina? Mi sembra abbastanza inverosimile come discorso, no? Quindi la necessità di un palo personalmente io non la vedo, però è un discorso di opinione. Posso dire una cosa? Prego. Cioè, si può parlare, no, di Facciani, mostri, però tutto gira intorno alla testimonianza del Lotti, come si è detto. Solo quello, sì. Per quale motivo il Lotti dovrebbe aver detto, cioè, questa cosa qua? Per quale motivo avrebbe mentito? Eh sì, per ottenere quali vantaggi? Allora, io le rispondo in questi termini. Infatti ha preso 28 anni. Cioè, allora, cosa ho ottenuto? Posso? Sì, sì. Grazie. Allora, innanzitutto in un processo per stabilire la mendacità, la falsità delle dichiarazioni, quindi se io chiamo in correità lei su un omicidio devo portare dei riscontri oggettivi convincenti. In un giudizio non si deve motivare il perché si mente, si deve prendere atto che ha mentito e quindi considerarlo non affidabile. Questa è la premessa, la risposta che le sto dando. Lotti era una persona che non aveva casa, lavoro, famiglia, soldi e null'altro. Viveva in una comunità, la comunità di Don Poli a Faltignano, con degli extracomunitari. Improvvisamente Lotti entra in regime di protezione, regime previsto dalla legge, che veniva utilizzato per i pentiti di mafia. Qui siamo in delitti seriali a sfondo sessuale, quindi non si capisce perché entra in questo regime di protezione. Comunque entra in questo regime di protezione. Da una situazione che le ho appena descritto passa ad avere
1.400.000 lire al mese, non va in galera per 4 anni, vive non si sa dove, quindi non si sa chi ha avvicinato questo signore. E poi è venuto fuori che era nella questura di Arezzo, ma non è chiaro il discorso. E quindi le sto rispondendo, trae un vantaggio immediato dalla situazione in cui è alla situazione in cui passa. Poi nel 2000 va in carcere dopo la sentenza di Cassazione, però ci rimane poco perché dopo un po' muore. Chi ci dice a noi che Lotti non poteva ritrattare più tardi? Mi pare una spiegazione. Poi mi pare chiaro che Lotti, siccome lui aggiusta le dichiarazioni, qui abbiamo le deposizioni del processo perché ce l'abbiamo anche noi, e le corregge, prima dice una cosa, poi ne dice un'altra, poi la rimodifica, poi la plasma. E chi ci dice a noi che questa persona, non sapendo dov'era e da chi veniva tenuta, non si è entrato in contatto con persone che lo hanno imbeccato? Anzi, considerate le sue dichiarazioni, proprio questo ci lascia pensare. Possiamo ipotizzarlo, no? Non so se ho risposto alla sua curiosità. Ma guardate, qui ci sono dei sancascianesi, uno ha parlato prima. Io vi posso garantire che noi, anch'io sono sancascianese, a noi fin dall'inizio ci è parso una cosa talmente assurda, conoscendo queste persone, che potessero essere in grado di commettere tutto ciò senza nemmeno sbagliare una virgola. Esatto. Cioè, è una cosa. Sancascianese si sa, Ghillotti, Ramullo, si sa. No, vabbè, insomma, per commettere tutti questi omicidi di questa missione. Le posso fare io una domanda a lei? Posso fare una domanda a lei? Se fosse il mandante, affiderebbe a tre vecchi ubriaconi quei delitti? Se non trovo niente di meglio, sì. Sì. Però, e se il giorno dopo il Vanni ubriaco parla al bar e dice tutto? Che si fa? Sono mai. Eppure sono andato avanti 17 anni, mica un giorno. Ma nella sera a notte te l'ha detto. Posso dire io perché con tutte le cinese, con tutte le cinese fatto alle 9 cardo e ha detto. E c'è discussione. Questo lo posso mettere per iscritto. Io appartengo alla tesi dei figli del solitario. Bravo! Ecco un altro! Ho avuto modo di vedere da non male tutte le zone dove ha colpito. E penso che l'omicidio dove secondo me si capisce più che è un killer solitario è quello di Baccaiano. Perché per colpire una zona del genere, accanto alla strada, non potevano essere più persone, perché ci sarebbero cristalli piedi con condanno. E soprattutto, colpire una zona del genere, secondo me deve essere fuori di testa a livelli assurdi e avere una pulsione omicida talmente forte che ti porta a fare una cosa del genere in un punto, in una strada. È una rapidità, una capacità di sparo molto, molto cioè, forte. Via, ecco, mi spiace che la dottoressa è andata via perché le avrei voluto far notare che a Baccaiano Lotti ci racconta che loro si fermarono con due macchine a bordo strada. E le avrei fatto presente, come abbiamo scritto nel libro, e vi prego chi non ce l'ha di prenderlo, che passano 5 testimoni dopo un minuto o due che è avvenuto il delitto e nessuno vede queste macchine, nessuno vede Pacciani, Vanni e Lotti sul posto. Abbiamo 5 testimoni che rilasciano dopo 2 ore dal delitto, 2 o 3 ore, un verbale che noi abbiamo pubblicato che smentisce categoricamente Giancarlo Lotti. Questo mi ha dato lo spunto per parlare appunto di Baccaiano. C'era un'altra domanda lì? Non era una domanda, se posso Paolo intervenivo. È interessante Baccaiano, il discorso dell'impossibilità. Secondo me Baccaiano, sono d'accordo con voi, emerge chiaramente la falsità della testimonianza. Ah, non te l'avevo riconosciuto. La falsità della testimonianza di Lotti è patente, specie sul caso di Baccaiano.
ne approfitto per mettere un piccolo parere che non è il mio, lo devo aver rubato a qualcuno avendolo letto, che la conformazione del delitto di Baccariano comporta assolutamente la sola possibilità che l'assassino, o per non declinare il genere, chi uccise, parcheggiò sicuramente in via Volterrana raggiungendo la piazzola dal fiume dai boschi. E per me che rimango un merendaro potrebbe anche essere, ma chiaramente in quel caso emerge l'impossibilità per la presenza delle macchine, Gargalini, non esisteva che chi uccise e parcheggiò in via Virginia Nuova. Scusa. No, io ti ringrazio del tuo intervento perché, come vedete, anche persone di opinione diversa riconoscono l'evidenza dei fatti, insomma. Non so, se non ci sono altre domande, io chiuderei qui e andrei a cena. Ma ne posso fare una? Come no? Anche due. La dottoressa Meozzi, soltanto una curiosità mia. Volevo un'opinione sul... Non voglio rimettere in discussione, io sono per il killer simbolo solitario, però credo che abbia sempre colpito tanti la cadenza dei delitti. Non parlo dei primi, perché sappiamo che ha fatto anche l'esempio di Dahmer. Però Dahmer alla fine, in un anno, in 12 mesi, ha fatto fuori 12 persone. Perché la teoria dice che il killer è sempre meno soddisfatto dall'azione, trova sempre meno soddisfazione, quindi ripete, ripete, ripete. Allora la domanda è, se si dovesse rifare un profilo simile a quello dell'FBI, ma siamo sicuri che questo non sia... A me sembra quasi più un killer mediatico, tanto per restare in tema. Cioè, molto comunicativo, che dà un appuntamento, ci vediamo una volta all'anno. Oh, io ho questa impressione qua, però chiaramente non sono del mestiere, e mi piacerebbe capire un po' se ci sono situazioni simili in criminologia, altri paralleli. Però ecco, era una curiosità mia e mi piaceva sapere una sua opinione su questa particolare cadenza. No, sicuramente c'è stata, appunto, dal 68 al 74 sono passati più anni, poi dal 74 all'81 appunto è stata annuale la cadenza e non penso fosse un appuntamento, penso fosse appunto una pulsione del soggetto stesso che appunto con cadenza annuale in questo caso sentiva che il periodo di raffreddamento appunto era finito e che doveva andare ad uccidere, ecco, non penso fosse un killer mediatico e anche prima ho detto appunto che non poteva essere Zodiac proprio per questo, perché secondo me non è assolutamente un killer comunicativo come lo era Zodiac. Solo una lettera secondo me appunto è associabile al mostro di Firenze, però penso fosse appunto una pulsione che aveva lui stesso di uccidere, che poi fosse stata una cadenza annuale o poteva essere diversamente, ecco, non penso sia un appuntamento che dava lui ai mass media, ecco, no? Non lo vedo in questa ipotesi. Grazie. Allora, io penso davvero di chiudere la serata, che è stata molto molto interessante, vivace, interessante, ho partecipato a altre e devo dire che tutte hanno una sua immagine, lasciano un'impronta e questo mi fa piacere. E voglio ringraziare Giulia Meozzi, Good News, grazie di aver partecipato. E ringrazio in modo particolare anche Andrea Montagnani che ci ha ospitato questa sera, e un grazie particolare a Paolo Cochi. E un consiglio, se mi viene permesso, guardate, i libri sul mostro di Firenze sono stati scritti tanti, ancora magari c'è chi continuerà a scriverli. Il libro che è qui, che è in vendita qui, di Paolo Cochi, vi posso assicurare che è un libro molto interessante, dove potrete trovare tutte le domande che magari non avete posto qui stasera, perché Paolo si basa sulle carte scritte, non è di fantasia, tant'è vero Paolo non fa nel libro un'ipotesi di possa essere il mostro, Paolo lavora sulle carte, ecco perché premia la serietà in cui lavora da tantissimo tempo.
che dire, grazie davvero a tutti voi che avete partecipato, grazie, ripeto, a Paolo Cochi per questa serata e sicuramente alla prossima, senza perdere la zona oscura, viaggio nei luoghi del mostro di Firenze a partire dal 9 luglio, 8 puntate da potere su Italia 7 alle 22. Grazie davvero a tutti, grazie. Buonasera. Certo, no, però è la nostra. Sì, vabbè, però è... Una canzone. Nulla ci...